Ricominciamo. Buonasera Gianni, benvenuti al post partita di Modena-Ascoli. Modena batte Ascoli 1-0 con il 59esimo di Strizzolo. Ricominciamo da dove ci eravamo fermati, dalla vittoria interna con il Sultirol. Ricominciamo la nuova stagione con una vittoria contro l'Ascoli. E bella partita del Modena, abbastanza bella, ovviamente la condizione fisica è assolutamente da migliorare, perché la brillantezza dei canarini è stata un po' così così, soprattutto andando sul finale della gara, sul finale del secondo tempo, ma è normale, a questo punto della stagione devono ancora un po' migliorare le condizioni fisiche dei giocatori, quindi l'intesa, quindi la brillantezza finale. Comunque, ad ogni modo, il Modena mi è piaciuto, è stato padrone del campo per larghi tratti del match. Nel primo tempo il Modena meritava di sbloccare il risultato, ho fatto quella bellissima traversa a Manconi, anche il tiro di Tremolada, insomma tutta la squadra mi è abbastanza, mi è piaciuto, insomma. Mi è piaciuto Ukanda, mi è sembrato veramente un giocatore ordinato, non ha fatto alcun tipo di sbavatura, non mi viene in mente nessuna critica, comunque si è comportato bene. Mi è piaciuto Zaro e Pergreffi, si sono comportati benissimo. Zaro veramente è un piacere rivederlo, perché c'ha sempre quegli strappi, a momenti faceva gol nel secondo tempo quando si stava dribblando mezza squadra avversaria. Cotali non mi è dispiaciuto, si è gestito bene dopo aver preso un cartellino giallo che poteva essere rischioso. Ha badato molto alla fase difensiva, qualche volta si è anche spinto, secondo me Bianco un po' lo invitava a spingere, però insomma è stato un po' più sulla fase difensiva. Mi è piaciuto, cioè un giocatore veramente, a me non vedevo l'ora che arrivasse a Modena, parlo di Palumbo, un giocatore, ragazzi, che sa alternare la qualità e quando occorre anche la sostanza e la quantità. Sicuramente deve migliorare la condizione fisica, ma è un giocatore tutto campo, ha giocato da mezzala, ha giocato d'interno, mezzala destra, mezzala sinistra, poi quando è uscito Tremolada ha giocato dietro le punte, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Non avevo dubbi che poteva essere, perché quando un giocatore è forte sa giocare in qualsiasi squadra. Mi è piaciuto Magnino, lo dissi in un video, Magnino, classico giocatore che qualsiasi allenatore lo vorrebbe avere, perché è un giocatore che da centimetri, un giocatore che comunque corre, non smette mai di correre, dal primo al 95esimo. Il nostro comunque Gerli si è comportato bene, deve stare un po' attento, perché nel secondo tempo a momenti combinava una minchiata, e secondo me deve migliorare un po' l'intesa con Palumbo. Magari con il Genoa li ho visti un po' di più che si pestavano i piedi, questa volta no, ho visto Palumbo più ordinato come mezzala, però sì, c'era una fase del primo tempo che vedevo che il centrocampo un po' cambiava, a volte Gerli si spostava sulla mezzala sinistra e Palumbo si accentrava, secondo me devono, forse sicuramente sarà un'indicazione di Bianco per non creare magari dei punti di riferimento. Comunque sì, Gerli non mi è dispiaciuto, ma è un ni, sicuramente migliorerà. Tremolada ha fatto per me una bellissima partita, ha cercato anche il gol al centrocampo con il pallonetto, ha cercato di tirare la distanza, poi nel secondo tempo è un po' scemata la sua condizione fisica, perché quando non avevamo il possesso palla, doveva andare a pressare, addirittura anche il portiere doveva andare a pressare, per cui ovviamente con il proseguo della gara ha perso un po' di lucidità. Mi è piaciuto Manconi, ma l'avevo detto comunque che era un giocatore da tenere sott'occhio. È un giocatore unico, non abbiamo in rosa un attaccante con le caratteristiche di Manconi, perché è un giocatore comunque veloce, è un giocatore che ha il tiro dalla distanza, è un giocatore anche tecnico, deve migliorare anche lui, anche soprattutto sotto il punto di vista dell'intesa, della condizione fisica, però è un giocatore da tenere sott'occhio, perché potrà diventare un giocatore importante. Bonfanti rimandato, è un giocatore che adesso gli do dei crediti assolutamente, perché la condizione fisica è ancora precaria, deve giocare, migliorare, insomma deve
mettersi in forma, ci sta, la prima giornata di campionato, per noi la prima giornata di campionato, quindi insomma diamogli ancora dello spazio. Gagno ci ha salvato perché nel secondo tempo, qui, insomma, poi ne parlo dopo, ha fatto una paratona. Comunque, Modena nel primo tempo meritava di sbloccare il risultato, ci è andato vicino con la traversa di Manconi, con qualche tiro di Tremolada, forse anche un altro tiro di Manconi, poi nel secondo tempo, togliendo via Bonfanti che non rendeva, è entrato il mio uomo, è entrato Strizzolo, credo che il primo pallone che ha toccato l'ha buttata dentro, bella azione con Manconi, un bel duetto, e poi ha tirato una staffilata di sinistra dove non poteva arrivare Viviano, perché dopo, anche prima, insomma, eravamo andati vicino con il gol, forse con un tiro di Zaro su punizione che aveva cacciato a Tremolada, forse era fuori gioco, non mi ricordo, comunque eravamo andati lì vicino, poi Zaro si stava scartando mezza difesa avversaria, stava per fare gol, e finalmente Strizzo l'ha sbloccata, risultato corretto, risultato meritato. E ragazzi, quando diciamo che vogliamo un altro attaccante, non ci occorre un altro attaccante, il nostro obiettivo era Coda, boh, non ci siamo arrivati a Coda, ci siamo ripresi Strizzo perché appunto non siamo arrivati a Coda, ci teniamo Strizzo che va benissimo così, è un giocatore forte Strizzo, un giocatore che ci serve come il pane, perché non Bonfanti non rende, buon c'è Strizzo che rende. Quest'anno abbiamo una schiera di attaccanti importanti, abbiamo Facinelli, Strizzolo, Bonfanti, Manconi, poi sulla carta Biuso, non ci occorre un altro attaccante, va benissimo così. E, comunque, tornando alla partita, Strizzolo ha sbloccato finalmente il risultato e poi è subentrato un po' il braccino. Lì secondo me abbiamo un po' magari la condizione fisica, un po' abbiamo avuto paura di vincere, lì dobbiamo migliorare, ma è la nostra prima giornata di campionato, quindi c'è tanto margine di miglioramento, perché comunque Spider-Man ci ha fatto un miracolone su, credo, Mendes, quello che ci aveva purgati lo scorso campionato, quindi abbiamo sofferto forse un po' troppo di... capisco che loro giustamente la dovevano pareggiare, però potevamo gestirla meglio, poi soprattutto quando sono subentrati Gargiulo, Duca, Falcinelli, che lì non ha gestito molto bene certi palloni, Ponsi, lì insomma la freschezza ce l'avevamo anche noi, quindi dovevamo gestire meglio quella fase di gara, potevamo chiudere la partita. E comunque tutto è bene quel che finisce bene, siamo riusciti a portare a casa questa vittoria, per ora va bene così. Comunque Modena è stato padrone del campo per larghi tratti del match, non possiamo chiedere di più al momento, va benissimo così. Adesso abbiamo una trasferta importante contro il Cosenza, un turno infrasettimanale, e loro sono pericolosi, una squadra che ha battuto la Ascoli 3-0, è andato a pareggiare a Venezia, è una squadra che corre, forse anche più di noi in questo momento, quindi dobbiamo stare attenti, è una squadra da non sottovalutare, ma noi comunque ragazzi abbiamo una buona squadra, abbiamo una bella squadra, dobbiamo insomma migliorare la condizione fisica e sicuramente porteremo a casa dei risultati importanti. Intanto dai gialli.